Host 2019, ci troviamo allo stand di La Piccola e Lu Caffè e siamo in compagnia di Gianluca Venturelli, il Deus Ex Machina dell'azienda. Buongiorno Gianluca e bentornato ancora una volta. Ciao a tutti, grazie della visita, fa sempre piacere vederti. Anche quest'anno io piombo nello stand e trovo tantissime novità. Da dove cominciamo? Ma possiamo cominciare, visto che è più vicino, dal controllo della temperatura del caffè, perché appunto i caffè arabica, siccome sono un po' più delicati dei robusta, hanno bisogno di una temperatura più costante e non troppo alta, ecco. Questa macchina praticamente avrà un display che dice quanti caffè abbiamo fatto, c'ha tanti dati che possono essere utili al torrefattore e in più appunto si potrà decidere la temperatura di ogni gruppo con una tolleranza di 1 grado/2 tra un caffè e l'altro, cosa che prima magari si arrivava a 6-7 gradi di differenza e magari gli arabica ne potevano soffrire. E ancora? Sì, altre novità abbiamo fatto per aiutare l'utilizzo della cialda che a volte è stata soppiantata dalla capsula per comodità. Abbiamo fatto uno sportellino che, alzando la leva, abbiamo fatto una leva che alza 2 gruppi in un colpo, quindi è molto veloce, fa uscire 2 sportellini dove la cialda è molto facile da inserire e poi nel chiudere la leva si richiudono e quindi praticamente diventa più veloce che una macchina da bar. Altri vantaggi è che è molto facile pulire la doccetta, perché nell'aprire gli sportellini si ha tutte le doccette fuori e sappiamo che le macchine è importante pulire, altrimenti il caffè non viene buono. Un'altra novità che abbiamo fatto una macchina, una Cecilia, sempre a cialde, dove si fanno 2 espressi e un caffè americano. In più c'è l'erogazione del cappuccio, quindi per dare la possibilità, senza spendere tanto, di avere un caffè fresco americano senza dover comprare mezzo chilo, barattoli e via dicendo. Si può farne un caffè alla volta e addirittura, se uno mette 5 cubetti di ghiaccio nella tazza, mentre sta facendo il caffè americano fa già il caffè freddo, ecco. Ma non finisce qui, perché ho visto anche una macchina, come si può dire, svaroscata. Sì. Dopo una lunga collaborazione, diciamo un lungo accordo, siamo riusciti a fare un accordo con Swarovski e abbiamo fatto una macchina con i disegni di una pianta del caffè, tutta con i cristalli Swarovski, il pomello della macchina con cristalli Swarovski, e quindi possiamo usare il loro marchio. È una macchina che non potrà essere venduta nei supermercati, una macchina esclusiva che faremo pochi pezzi, ecco, però per chi vuole avere una cucina particolare con un oggetto di lusso in cucina, abbiamo fatto questa macchina, ecco. Un'altra macchina è quella che abbiamo visto in coda alla motobike. Ah, sì, poi siccome il simbolo della nostra azienda è appunto il sidecar, abbiamo fatto un bellissimo sidecar tutto rosso dove c'è la nostra piccola che funziona, abbiamo fatto un serbatoio come quello della moto, tutto pieno di acqua, che può fare 400 caffè questo sidecar e sarà un altro sistema per andare in giro a far conoscere il caffè. Abbiamo intenzione di farne 4 di sidecar per portare i nostri clienti più importanti una volta ogni tanto a fare un giretto, fare un tour. L'idea è davvero molto originale, ma non finisce qui, perché infine, ma non ultima per importanza, avete realizzato un barattolino con all'interno le cialde sfuse. Perché? Sì, abbiamo fatto questa cosa prima di tutto perché il barattolo ha una protezione all'ossigeno più alto della bustina e quindi una volta che si apre il barattolo si ha un caffè molto più buono, molto più fresco. Poi il discorso della velocità, che la cialda, per un ristorante bisogna aprire le bustine tutte le volte e c'è da scartare un sacco di rifiuti che non sono riciclabili, perché la bustina contiene plastica e alluminio e le nuove bustine che contengono solo plastica non siamo sicuri che abbia una protezione così alta. Quindi abbiamo fatto il barattolino che praticamente occupa 1/4 dello spazio che le bustine, che contengono aria, danno molta più praticità al ristoratore che va molto veloce e poi il contenuto sono 30 cialde. Alla fine penso che in un giorno o 2 giorni il caffè lo consumino. E la cialda comunque una volta aperta 3-4 giorni resiste, ecco. No, poi dopo abbiamo fatto un'altra novità, che abbiamo fatto dei dispenser molto rimpiccioliti, perché noi ci teniamo, come sapete, al discorso dell'ecologia. Abbiamo fatto la bustina più piccola che c'è al mondo, infatti la nostra bustina pesa 0,8 grammi contro 1,6 grammi delle buste a cialde degli altri
e abbiamo fatto un dispenser piccolissimo, che poi vi mostrerò, che contiene 15 cialde e l'abbiamo fatto per 11 miscele, per dare un servizio a tutta Italia di poter prendere il tipo di cialda che vogliono spendendo poco. E allora, per entrare in contatto con voi e dunque avere maggiori informazioni sulle tantissime offerte destinate ai gestori o anche ai consumatori finali, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno? Allora, l'indirizzo è semplicissimo, è lucaffè@lucaffè.com. Proprio più semplice di così. Due volte Lucaffè. Okay. Io la prossima volta vengo con due cameraman e doppio microfono, perché ormai le novità sono troppe nel tuo caso. Grazie, grazie Gianluca. Grazie. Beh, saluto a tutti e speriamo che diventate clienti del nostro caffè.